Il ritardo potrebbe costare anche alla cittadinanza il centro tecnico federale di fresca nomina, con un indotto anche a livello turistico non indifferente. Insomma, un momento veramente difficile per la società, in parte mitigata dai buoni risultati ottenuti dalla squadra di Serie B che sabato scorso ha iniziato il campionato dominando già la prima giornata, ma che sabato prossimo è chiamata ad un duro scontro contro l'Lazio. Forza, vecchia Chiavari Nuova.